Ciao a tutti. La volta precedente abbiamo parlato di trasmissione. Oggi invece parleremo di cuscinetti. I cuscinetti sono nei luoghi chiave della bicicletta: allo sterzo, al movimento centrale, ai mozzi delle ruote e nei link delle bici più ammortizzate. Impariamo a percepire i segnali su cui è necessario intervenire. Lo sterzo, andiamo a pinzare sul freno anteriore, mettiamo pollice e indice sulla calotta alta dello sterzo e facendo oscillare la bicicletta avanti e indietro sentiamo se il cuscinetto ha preso gioco e in questo caso è necessario intervenire sia con la regolazione dello sterzo o con la sua pulizia o con la sua sostituzione. Andiamo a individuare il gioco delle pedivelle, le prendiamo in mano, le facciamo flettere come se stessimo spingendo sui pedali, andiamo a percepire se c'è bisogno anche qui di intervenire con una pulizia o con la sostituzione. Andiamo ai mozzi delle ruote, si prende il copertone nel palmo della mano e cercando di far flettere il mozzo sentiamo se c'è gioco, vale per il mozzo posteriore e anche con un ascolto del rotolamento a orecchio che ci può dire se c'è un fruscio esagerato. Vale anche per la ruota posteriore, ricordandosi di farla ruotare in avanti, non trascinando catena e tutto quanto il gioco dei meccanismi della cassetta a pignoni. Per quanto riguarda il link, una biammortizzata, si prende il carro e lo si fa flettere in questa maniera per individuare se ci sono dei giochi su cui intervenire. Come vi ho detto prima, pinzate sul freno anteriore, noterete un gioco evidente allo sterzo che si sente con le mani, andiamo a intervenire per ridurre questa situazione. Si allenta le due viti dell'attacco manubrio. Andiamo sulla vite in testa del tappo che serve per ammassare tutto il reparto. Andiamo a stringere fino a quando abbiamo individuato di aver tolto il gioco. A questo punto si batte a terra, torniamo a individuare se c'è dell'altro gioco, i cuscinetti sono andati in sezione e torniamo. Dopo aver centrato col calibro ottico l'esatta posizione del manubrio, andiamo a serrare le viti. Mi raccomando, la prima parte la possiamo fare con una brula normale a mano. Sarebbe assolutamente necessario finire l'operazione di serraggio con una chiave dinamometrica. Più o meno gli attacchi manubrio sono tutti a 5-6 nm. Quando si arriva alla misura preposta, la chiave dinamometrica si ferma. Importantissimo, chi non l'avesse o passa dall'officina per verificare il serraggio, comunque non stringete troppo. Tornando al movimento centrale e al gioco dei mozzi, individuato il gioco sulle pedivelle e il gioco alla ruota, questi interventi li fa l'officina. Tornando allo sterzo, perché ha le competenze per estrarre i cuscinetti e gli utensili, torniamo, vi facciamo vedere la manutenzione del cuscinetto. Abbiamo il nostro cuscinetto in mano, dobbiamo aprire con attenzione, con una lametta, tiriamo via la schermatura e mettiamo a nudo le sfere. Le schermature sono due, per cui togliamole da entrambe le parti, andiamo a spruzzare il nostro detergente all'interno delle sfere, puliamo il tutto, ma per andare alla pulizia interna è necessario avere dell'aria compressa. Verificata la pulizia delle sfere, andiamo
lubrificare non con l'olio ma con del grasso che andiamo a inserire esattamente all'interno. Ci sono delle pistole fatte apposta, io in questo momento vado col vecchio sistema manuale completo e andiamo a reinserire le schermature da una parte e dall'altra. Completiamo l'operazione e chiudiamo la schermatura. Ecco, questo puliamo il nostro cuscinetto, verifichiamo di aver operato, andiamo a distribuire il grasso, verifichiamo anche l'usura laterale con questo movimento. Questo è il modo per manutentare un cuscinetto. Siamo arrivati al link. Il mio consiglio è quello che i 2, 4, 6 o addirittura 8 cuscinetti, a seconda di come è mosso il carro posteriore, qui le cose diventano più complesse perché ogni azienda ha il proprio modo di inserire i cuscinetti e di proteggerli, per cui la manutenzione fai da te è abbastanza difficile. Vi consiglio di andare presso la vostra officina di riferimento. Abbiamo concluso questa puntata, ma il mio consiglio è quello di imparare ad ascoltare la vostra bici. Nelle macchine abbiamo le spie che lampeggiano e ci segnalano, le bici non le hanno, per cui ascoltatela, la bici vi parla, l'importante appunto è percepire vibrazioni, rumori, sfregamenti e intervenire nel più breve tempo possibile.